Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele. Anche oggi ennesimo unboxing, ma forse è anche il caso che non inizio più in questo modo. Ma prima dell'unboxing che vedete qui sul nostro bel tavolo, c'è una cosa di cui vi vogliamo parlare, perché abbiamo deciso così di comune accordo con l'autore, insomma, di promuovere questo bel libro di poesie. Esatto, sì ragazzi, perché abbiamo qua questo, diciamo, pamphlet, possiamo chiamarlo così, questo libricino, questo libro di poesie che è stato prodotto, pensato, creato da Marco Ricagno e si chiama Nudità, Inchiostro e Peccato, Vita di un giovane poeta. Quindi abbiamo pensato di promuoverlo perché chiunque tra di voi può essere, si può ritenere una persona creativa, artistica, può contattarci e noi ovviamente, perché no? Se volete promuovere qualcosa che avete creato. Esatto, insomma, vogliamo promuovere queste giovani leve nell'ambito artistico. Beh, questo è un ragazzo molto giovane, comunque. Esatto. E ovviamente se volete aiutare questo artista, questo giovane poeta a crescere, sotto vi mettiamo il link dove il suo libro è in vendita e quindi potete aiutarlo magari a continuare nella sua attività. Il suo percorso. Come giusto che sia, ovviamente in questo caso, per tutte le nuove giovani leve sì, si apprestano al mondo dell'arte. Non so se hai detto il suo nome, si chiama Marco Ricagno. Quindi trovate il link sotto, ragazzi, comunque. E quindi contribuite anche voi alla sua crescita. Quindi sigla. Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Dici a me. Benvenuto, bentornato. Bene ragazzi, rientrati dalla sigla, siamo pronti per questo nuovo unboxing e mai come oggi ci sono pop veramente freschi. Ci sono pop veramente freschi. Alle medie io mi sono vestito a carnevale da questo. Ma dai, veramente? Ma veramente, considerando che adesso non sono grasso e non sono mai stato, ma ero estremamente magro e questo personaggio è particolarmente tondo nel cartone animato, faceva abbastanza ridere. Bene, allora scopriamo chi è. Stiamo parlando e siamo nel mondo dei Simpson. È Gabriele travestito da poliziotto con la ciambella e il caffè in mano. Chief Wiggum, che tra l'altro, se non sbaglio, col naso così. Nella serie dei Simpson lui c'ha una voce che è barese, no? Non mi ricordo la voce. Comunque parla in dialetto, mi sembra che sia, così a memoria, perché adesso da un po' di tempo che non guardo più assolutamente. I Simpson, ma ha una voce veramente strana. Tra l'altro, padre dell'amico di Bart Simpson che viene sempre, tra virgolette, bullizzato. Vero. Ma che poi non è che eravamo proprio vestiti, siccome eravamo poveri, evidentemente, avevamo fatto dei cilindri di cartone con disegnate sopra le facce, quindi c'era un gran pezzo, cioè immaginate. Dai, delle foto. Però ho ancora la maschera. Ah, ce l'ho ancora, giuro. Perché sennò potevamo farla vedere. Sì, certo, bestiale, perché tu ti mettevi questo cilindro e aveva dei buchi minuscoli e mi ricordo che fissavo i piedi di quello davanti per non ammazzarmi perché camminavamo. Sì, bene. Lasciamo perdere. Così, storie di Gabriele. Di infanzia vissuta travestito da Simpson. Sì. Allora ragazzi, andiamo avanti, anzi rimaniamo nell'ambito dei Simpson perché è uscita questa nuova wave. Un paio di personaggi li abbiamo fatti vedere in un video precedente, sì, Grattacacca e Fichetta erano. E in questo caso abbiamo appunto Chef Wiggum. In questo caso invece abbiamo Barney Gumble, amico di Beute di Homer Simpson. Mamma mia, questo è proprio un uomo rude. Sì, cioè, manca il burp che gli esce dalla bocca. Però devo dirti che in tutta la collezione di Simpson lui e Mr. Barnes sono quelli che a me piacciono di più. È fatto molto bene, ma paradossalmente dimmi, anche la birra è fatta bene. Sì, perché ultimamente dobbiamo dire una cosa, che si sono evoluti a livello qualitativo i personaggi. Cioè, è una creati. Texture mezza trasparente il giallo della birra, no? Quindi sembra più urina, però è molto bello. Beh, non è detto che conoscendo il personaggio magari beva anche la sua urina dopo che schifo. Che si è ubriacato, ma sai che fa bene l'urina? Sì, andiamo avanti. Certo. Allora, peschiamo questo, siamo nel mondo di Dragon Ball Super, evidentemente, e stiamo parlando di Super Saiyan. Che donna, eh? Dragon Ball Z. No, nel senso, sai che c'era? Sì, il dibattito su, esatto. Ok, comunque Super Saiyan Kale. Sì. Kale. Va bene. E questa sinceramente, ragazzi, non la conosco assolutamente. Ma no, neanch'io. Non posso mentire, di solito mento, ma in questo caso no. Tra l'altro, guarda, proprio perché ieri stavo facendo delle foto ai pop che erano arrivati
E allora ho detto, ma è possibile che questo Super Saiyan abbia le tette? E allora sono andato a vedere e ho detto, boh, magari sai, trasformandosi proprio cambia anche sesso. E invece no, praticamente è una ragazza che si trasforma in Super Saiyan. Però non so chi sia perché non seguo più la serie. Nemmeno io, mi sono fermato... Però guarda che figata che sono i colori. Molto belli, c'è questo verde cavolfiore, fogli di cavolfiore in testa. Esatto, quindi ragazzi, come sempre, quando noi non sappiamo i personaggi che andiamo a estrarre chi sono, scrivete nei commenti. No, beh, capita, no, alcune serie... Come ad esempio questa. No, non questo so non sia. Lo so veramente. A volte scherzo e esagero, però questo qua proprio non l'ho mai visto. E ad esempio, come questo uguale. Sì. Okay, come ad esempio anche della serie My Hero Academia o Academia. In questo caso abbiamo Mina Ashido o Mina Ashido, a seconda degli accenti, perché appunto non lo sappiamo. Scrivete nei commenti i personaggi cosa rappresentano nella serie. Noi ovviamente siamo qua per mostrarvi quello che la Funko ci manda. Non possiamo essere dei tuttologi ovviamente, ragazzi, in questo caso non possiamo sapere tutto. Le escono dalle mani del gel. Sì, esatto, gel per capelli. E in questo caso voi potete dire, ma cavolo, perché non vi preparate, perché prima di andare in onda non ce ne frega niente. Ma no, vabbè, ma chi se ne frega, cioè. Nel senso, noi siamo qua per mostrarvi la qualità, cioè, anche se sapessi tutto di questo personaggio dopo avervi detto sì, è questo qua, bene, andiamo avanti, cioè. Più che altro noi vogliamo in questo caso parlare della qualità dei pop, dei personaggi, ma tutti e perché molto belli. Acquistarli in questo caso sicuramente sarà un personaggio molto importante. E poi soprattutto, se io lo dovessi vedere sullo scaffale di un negozio, questo personaggio di Mina Ashido o Mina Ashido, cioè mi intripperebbe più che altro perché è fatto veramente bene. No, è fatto, ma e allora da lì mi andrei a informare chi è. Ok. Forse silenzio. Peschiamo questo. Siamo nel mondo dei pop rocks e abbiamo un Freddie Mercury, quindi siamo nei... insomma, fa parte dei nei Queen. Queen. Non suonava bene, stiamo nei Queen, comunque Queen. Beh, allora, questa versione, ragazzi, è la versione del Live Aid in cui lui canta Radio Gaga. E tra l'altro, in questa posizione, in questa versione, col microfono così e col pugno, sembra quasi che stia dicendo a uno del pubblico: sono guliti un cazzotto. Sì, è vero. È in questa posizione un po' strana. Nuova versione di Freddie Mercury. Devo dire che le varie versioni di Freddie Mercury realizzate finora sono sempre state un successo incredibile. Perché il personaggio comunque potrebbero farlo anche vestito col pigiama, che venderebbe un sacco. Beh, diciamo che questa penso che sia l'ultima versione di Freddie Mercury, anche perché insomma hanno realizzato le versioni proprio più importanti, quelle di Bohemian Rhapsody con la tutina a scacchi, poi la versione con il chiodo giallo di Wembley, la versione con la corona, e poi questa che è la quarta. E poi vabbè, c'è la Diamond. Non c'è la Diamond, no, perché è una versione speciale. Bene, ragazzi, pensate che siamo giunti alla conclusione, invece no. Invece no, perché abbiamo ancora l'ultimo personaggio. Pezzettone questo, eh. Tra l'altro, scrivete nei commenti chi è, perché noi non lo sappiamo. Elvis Presley. non conosco. Allora, dopo aver prodotto anni fa la Funko le prime versioni di Elvis Presley, che erano andate a ruba e adesso sono fuori a prezzi veramente stratosferici, ovviamente hanno ripreso i diritti, hanno fatto queste nuove versioni. Noi ci siamo assicurati questa versione di Jailhouse Rock. Sì, perché ce ne sono altre due. Sì, dobbiamo dire che questa tra le tre che sono uscite, almeno a me personalmente, è quella che piace di più. Ah, è molto bella, però anche quella blu hawaiana è bella, dai, carina. Sì. Ma ti devo dire, non lo so. Poi c'è Comeback è speciale. Sì, perché lì era il suo ritorno alle scene, eccetera, dopo che era stato un po' fuori dal giro per un paio d'anni. E così, tra le tre, è forse quello che mi ricorda di più proprio Elvis Presley. Beh, sicuramente sì, è quello nella posa più classica, con la rocca così, e quindi sì, Va bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Dobbiamo dire che le nuove realizzazioni, un po' come stiamo dicendo negli ultimi video della Funko, sono estremamente di alta qualità, ma soprattutto dobbiamo dire che i personaggi presenti su questo tavolo sono, allora, tranne loro due, di cui appunto noi non sappiamo dirvi nulla. Però due e due sono assolutamente must have. Poi vabbè, ragazzi, se vi piace Dragon Ball, se seguite Dragon Ball, sicuramente siete esperti di noi, tipo il ragazzo Michele, che era venuto a fare il video con noi ormai 2 anni fa quasi, sicuramente lui sa, li conosce, probabilmente li avrà già acquistati. No, soprattutto My Hero Academia o My Hero Academia, adesso lo ripeto, non so come si pronuncia esattamente, è una delle serie animate che ha riscosso tantissimo successo negli ultimi anni. Penso che sia
una serie che al pari di Rick e Morty abbia veramente un pacco di estimatori. Un pacco di estimatori, ma sai chi mi ricorda di primo impacco, impatto così? Sì. Dimmi. Sailor Moon. Sì, no, invece a me ricorda tanto. Non so perché. A me ricorda tanto, ragazzi, questo scrivetelo nei commenti, come tipo di colorazione, come tipo di confezione. Sì, no, beh, solo il colore, Sailor Moon, non certo le fattezze o le cose. No, no, beh, certo. Però a me ricorda tanto il cattivo di Saitama in One Punch Man, un po' anche come confezionamento. Quindi come colorazione, perché c'è questo bello rosa così. Va bene, ragazzi, al termine di questo video, scrivete nei commenti tutto ciò che volete, soprattutto iscrivetevi al canale e mettete un like se il video vi è piaciuto. Esattamente, quindi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto da Gabriele e un saluto da Stefano. Ciao.